Volevo un analizzatore di spettro tipo questo, però stereofonico, e poi un loudness meter con i LUFS tipo questo, e magari anche il goniometro tipo questo. Non è vero, tipo questo qua. Siccome una soluzione bella e pronta non c'era, ho assemblato una cosa che assomiglia a questo qua. Ehi là, ciao a tutti! Eccolo qua! Questo è il mio analizzatore di spettro e non solo. Infatti è una vera e propria suite di monitoraggio e misura del segnale audio. Non ce ne sono molte in commercio. Negli ultimi anni una buona soluzione l'ha tirata fuori TC Electronics con il Clarity. Una soluzione integrata, funzionale e relativamente economica. Solo che il display a mio avviso è troppo piccolo. Si deve passare da una visualizzazione all'altra continuamente, a meno di non comprarne più di uno. Lo spettro non è stereofonico, insomma è migliorabile. Prima del mio sistema ho utilizzato l'RME DigiCheck, che comunque richiede una scheda RME, e non sempre uno ha voglia di comprare un'ottima scheda RME per fare lo spettro. Inoltre anche qua, spettro mono, volume e loudness poco dettagliati, insomma bene ma non benissimo. E quindi ho deciso di adottare una soluzione nuova, assemblando una suite di analisi su misura per me. Prima vi faccio vedere com'è fatto e poi spieghiamo come l'ho realizzato. Per cui ci acchiappiamo un bel paio di cuffie e stavolta anche un bel paio d'occhiali e andiamo a vedere com'è fatto. Eccolo qua, per prima cosa vediamo che lo spettro è stereofonico, quindi canale left sopra e canale right sotto. In particolare questo è uno spettro a un terzo di ottava a 30 bande, che va da 25 Hz a 20 kHz. È calibrato sul rumore rosa, come la maggior parte degli analizzatori per fare musica, quindi mettendo un rumore rosa lo spettro è piatto. Con la musica la visualizzazione è qualcosa tipo questo. Dunque la risposta è immediata, il grafico è molto gradevole secondo me e intuitivo da leggere. Si può eventualmente aggiustare la scala e la velocità con cui le barre decadono. Dell'analizzatore di spettro abbiamo parlato spesso, quindi vi rimando alle specifiche tecniche, ai tutorial precedenti che trovate qua sotto in descrizione. Andando avanti troviamo una lunga barra, che è lo strumento di misura principale per quanto riguarda l'ampiezza del suono, il volume, tutto espresso in decibel. Qui in particolare troviamo tre misure importanti: volume in RMS, misurata in DBFS, che è una sorta di volume medio del suono, volume di picco, sempre in DBFS, che è il picco massimo che raggiunge la nostra onda istantaneamente, e poi il true peak in dB true peak, che può avere valori anche oltre lo 0 dBFS. Tra un attimo specifichiamo. Ok, per prima cosa ci sono due barre, sinistra e destra, per i rispettivi canali. Dentro ogni barra in realtà ce ne stanno due, visivamente una dentro l'altra. Quella più esterna, che solitamente ha un valore minore, rappresenta il volume in RMS. Quella più interna rappresenta il volume di picco. Queste piccole linee sono i picchi che rimangono visibili per circa un secondo. Infatti, siccome i picchi sono solitamente molto rapidi, la barra ci dà una visione istante per istante e si muove continuamente, mentre queste piccole linee mantengono per circa un secondo il picco appena raggiunto, così lo possiamo visualizzare bene. Le ultime linee, quelle più in alto, rappresentano i picchi più alti mai toccati e vengono mantenute per sempre finché non si resetta. Queste ultime linee ci danno una misura in dB True Peak. Il dB True Peak ci dà questa indicazione:
Al di là del valore che leggiamo in scala digitale, cioè dBFS, qual è il picco vero e da qui true peak che raggiungerà il segnale una volta convertito in analogico? Qui si aprirebbe un mondo per capire come è convertito il segnale digitale in analogico, ma non lo trattiamo oggi. Ci basti pensare che durante questa conversione il dB true peak può superare perfino lo 0 dB FS che abbiamo in digitale. È quindi molto importante tenere d'occhio questo valore e il nostro ultimo indicatore serve proprio a questo. La scala lunga ci permette di visualizzare bene anche i singoli strumenti in fase di mix. Sentiamo. Eccolo qua, questo è un singolo strumento che ovviamente all'interno del mix ha un volume relativamente basso. Questo senza dover continuamente aggiustare il volume o aggiustare la scala del meter in questione. Bene, passiamo al prossimo meter. Sempre per il volume ho scelto di utilizzare anche il meter K14, che è un indicatore standard con la scala K14 appunto, codificata da Bob Katz. Senza scendere in dettaglio, è una misura degli RMS che posiziona uno 0 di riferimento a meno 14 dBFS. A livello visivo, quando le barre stanno nella zona gialla, intorno allo 0, e i picchi tra 0 e più 14, significa che sto andando bene. Possiamo dire che a livello di informazioni non mi dice niente di più dell'altro meter, ma la scala molto pulita e il codice dei colori molto chiaro mi danno un impatto visivo immediato. Per il mio flusso di lavoro lo trovo estremamente utile. Qua sotto troviamo il goniometro, anche detto indicatore della correlazione di fase. Questo ci dice se i canali sinistro e destro sono in fase. Questa correlazione ha anche a che fare con la stereofonia, per cui se canale sinistro e destro sono identici, avremo un segnale centrale mono. Se i canali differiscono in una certa misura, non saranno perfettamente in fase e il panorama stereofonico si apre un po'. Ve lo spiego meglio con un esempio pratico. Prendiamo questo suono che ha una sua stereofonia. Se io tolgo la parte laterale, perdo la stereofonia. La visualizzazione sarà solo nell'asse verticale, che indica appunto mono. Se al contrario tolgo la parte centrale, ottengo un suono laterale, con i canali destro e sinistro completamente sfasati. Eccolo qua. Se tolgo il canale sinistro, il suono si sposta completamente a destra, il goniometro indica una retta inclinata a destra di 45 gradi, sull'indicatore R right. Se tolgo il canale destro, il suono si sposta completamente a sinistra e il goniometro indica una retta inclinata a sinistra di 45 gradi sull'indicatore L left. Bene, con il goniometro teniamo sotto controllo le fasi tra canale destro e sinistro e ci dà una idea visiva del panorama stereofonico. Approfondimento sulla stereofonia in playlist in questo canale, link in descrizione. E siamo arrivati all'ultimo strumento di misura, uno dei più importanti per il produttore moderno, il loudness meter. Questo strumento ricalca proprio quello della TC Electronics, con il grafico History and Histogram in stile radar e l'indicatore dei LUFS circolare. Ha diverse impostazioni che non vediamo ora
e comunque tutto lo strumento è calibrato secondo le specifiche EBU R128, che sono una serie di raccomandazioni standard per la loudness normalization. Personalmente lo tengo impostato su LUFS come unità di misura. I LUFS sono un'unità di misura standardizzata del segnale audio, sono una sorta di RMS calibrati secondo la risposta in frequenza dell'orecchio umano. Passatemi la semplificazione. Al di là della questione tecnica, la cosa importante da sapere è che, ad esempio, YouTube e Spotify attualmente vogliono un segnale che non sia superiore mediamente ai meno 14 LUFS, per cui è estremamente utile tenere sotto controllo questo parametro durante le fasi della nostra produzione. Lo strumento ci dà tre indicazioni ben visibili a colpo d'occhio: i LUFS istantanei in forma numerica, i LUFS sotto forma di grafico, cerchio esterno, e l'andamento dei LUFS nel pezzo, con il grafico History nel cerchio interno. Bene, ascoltiamo qualche secondo di musica e vediamo tutti gli strumenti al lavoro. Ok, abbiamo visto una panoramica di questo strumento e le sue funzioni principali. Questo strumento risiede in un computer a parte, questo qua, ed ha un monitor dedicato, che è questo qua dietro che vedete sempre acceso nei miei tutorial. Il tutto analizza costantemente tutto l'audio che esce dal master della mia scheda. Il master out della workstation è collegato all'in dell'analizzatore tramite connessione SPDIF. Ciò significa che ogni singolo bit viene processato uno a uno senza artefatti di conversione. Il computer dell'analizzatore utilizza Linux come sistema operativo e gli strumenti che abbiamo visto sono parte del pacchetto X42 Meter, liberamente scaricabile e compreso nelle maggiori distribuzioni Linux. Se non sapete di cosa stia parlando, non vi preoccupate, uno dei prossimi video sarà proprio come realizzare da zero questo strumento di analisi. Andremo a spiegare l'hardware, il sistema operativo, il software e come assemblare il tutto. Quindi per oggi è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!